Voilà, allora ragazzi, siamo alla seconda fase. Adesso coliamo la nostra resina. Meno male che non ci ho fatto quasi un chilo e mezzo. Andiamo a fare un altro paio di bicchieri. Voilà, allora ragazzi, beh, insomma, si vede molto meglio, però tutte queste noccioline bianche, speriamo che si tolgono, però anche se non si tolgono, personalmente non mi interessa. Okay. Poi è inutile a perdere poi la testa, ho fatto del mio meglio e sta uscendo bello. Speriamo che il calore della resina sciolga queste macchie. Non credo, però comunque fatto un po' di colatura là, cola un po', vediamo un po' come reagisce la resina, com'è. Però già il fatto che si vede in un'altra maniera rispetto a prima è già una grandissima cosa. Allora ragazzi, a più tardi, vediamo un po' come va a finire questa storia. Voilà. Allora ragazzi, in linea generale sta venendo bene. Solo qui se ne è sceso un po', secondo me questo qui è lo stesso lato, ecco, perché se lo giriamo, no, non è lo stesso lato che ha fatto il difetto l'altra volta. Ho messo anche un cartellino qui con la mia firma. Allora, qui se ne è sceso un po', forse perché la quantità, però non è un problema, che così quando si è seccato faremo un altro strato. Sta venendo bene, si vedono lo stesso quelle macchie bianche sotto, dovuto purtroppo a tutto il lavoro che ho fatto precedentemente per togliere il vetro, quindi praticamente era rovinata, era buttata, però risulta molto meglio. Allora io adesso prenderò le misure da qua a qua e da qua a qua e prenderò un cartone dove lo taglierò a misura e incomincerò a usare la mia fantasia per vedere come deve venire il lavoro, che cosa vorrei praticamente creare. Quindi prendiamo adesso le misure di questi di questi pezzi e andiamo a vedere un po' come dobbiamo realizzare, che cosa vogliamo praticamente realizzare. A più tardi. Allora, un attimo, una cosa però devo controllare, che almeno l'acqua è andata in ebollizione. No, sto facendo un bel brodo di carne, ancora deve andare in ebollizione l'acqua. Vabbè, questo però non lo carico su ricette da sballo perché già ci sta. Allora, oggi continuiamo il nostro lavoro. Allora ragazzi, in confronto a prima si vede tutto e bene, diciamo che ci sta sempre questa venatura biancastra, ma la venatura biancastra non sta sopra la resina, bensì sta sotto la resina che noi abbiamo messo. Vedete? Però non me ne faccio un problema perché in fin dei conti ho recuperato questo bellissimo lavoro. Allora ragazzi, è giusto ancora un po' freschino, diciamo che le 24 ore ancora devono passare, però comunque le facciamo passare tutte. Allora ragazzi, cosa facciamo qui? Cosa creiamo? Qui utilizzeremo della termoplastica, metteremo prima delle facce sotto, facce, mani, piedi, e con la termoplastica metteremo sopra per dare la sensazione che
questa qua rappresenterebbe la pelle della valigia, d'accordo? E quindi voglio dare la sensazione come se queste anime stessero per uscire ma non ce la fanno. Logicamente andrà anche la sua cerniera e qui, da questi due punti, faremo una bella sirena. Da questo lato esce solo la testa, però faremo una sirena diabolica. Quindi ti vede poco poco il corpo perché c'è la cerniera, da quest'altro lato faremo uscire la coda. La stessa cosa quindi faremo qua fino a un certo punto, perché poi qui andranno i cartellini. Allora, quindi vi faccio vedere anche la termoplastica, però rimane sempre il problema dei piedi. Perché è un problema? Perché io devo fare in modo che questo pezzo, che è molto pesante, perché voi dovete tenere conto che adesso, oltre al pezzo che in sé per sé era già pesante, per mettere questo strato di resina in tutti e due i lati ho usato la bellezza di quasi 5 kg di resina per neanche mezzo centimetro di altezza che stava qua, quindi calcolato per tutto in tutti e due i lati ho usato quasi 5 kg di resina, quindi 5 kg di resina in più rispetto al peso che era prima. Ma non solo, ci sta anche il legno che comunque nel suo totale pesa. Allora, quindi voglio fare in modo che questo pezzo sia facilmente spostabile e sia facilmente sollevabile, perché se io non metto i piedi adesso, dopo questa parte andrà sul mobile, sul tavolo, sul tavolino, quello che è, ed è molto fastidioso. Se invece metto i piedi e ho la possibilità di mettere almeno le dita per prenderlo e alzarlo, e magari sotto ai piedi dei sottopiedi, quelli là che scivolano, quindi praticamente il pezzo diventa molto più leggero. Per esempio, se noi lo mettiamo lì come stava prima sopra al canapè che vedete qui sopra al divano, quindi nello spazio vuoto che voi vedete là, prima c'era l'acquario, quindi automaticamente se adesso noi mettiamo questo pezzo è difficilmente spostabile per pulire. Invece noi, se mettiamo i piedi con i sottopiedi, quelli là che scivolano, qualsiasi persona, anche un bambino, lo potrebbe spostare. Diciamo che risulterebbe ugualmente pericoloso, perché io ci tengo molto, ragazzi, a questa cosa della sicurezza, semplicemente perché in una casa ci sono i bambini, principalmente per i bambini fanno di tutto praticamente, e non solo, però possono anche arrivare come ospiti, quindi automaticamente è meglio essere sempre sicuri. Allora, però una cosa comunque devo fare. Allora, se metto i piedi troppo alti mi fa paura, perché il piede alto può essere che non mi dà la stabilità. L'altra volta noi abbiamo messo i due piedi centrali, mo con il peso sopra non oscilla, però è molto pericoloso. Adesso io ho pensato di mettere quattro piedi ai lati. Ora sono andato un po' in giro e di piedi già fatti ci sono, per i piedi per i mobili, i piedi per qualsiasi cosa, però sono troppo alti, a me non mi va bene. Io voglio solo ed esclusivamente lo spazio per mettere le mani e quindi sollevare il pezzo. Perché poi dovete tener conto che questi pezzi poi verranno trasportati da questi qua che magari lavorano nelle gallerie d'arte, oppure che lavorano alle aste e compagnia varia, che non se ne fregano un cazzo di niente, e quindi automaticamente potrebbe risultare anche pericoloso sia per loro ma anche per il pezzo in sé per sé. Allora, che cosa ho pensato di fare? Di utilizzare una di quelle frese, perciò io dico sempre di comprare sempre, sempre tutto, di una di quelle frese che fa i buchi nel legno. Quindi noi prenderemo una bella fresa, bella grande, e la stessa grandezza del sottopiede. Quindi faremo un buco e quella parte di legno che è rimasta dentro, quindi la parte rotonda, la utilizzeremo. Quindi prenderemo lo stesso legno, quindi praticamente si
si va di uno spessore che già è buono per mettere le dita, però più il sottopiede, io potevo mettere anche direttamente il sottopiede, però il problema sta nel fatto che non è neanche un centimetro e qualcosa, non ce la fanno le dita. Quindi utilizzando questo più il sottopiede arriviamo intorno ai 3 centimetri e i 3 centimetri ce la facciamo a mettere le dita per sollevare. E quindi poi non c'è tutto questo pericolo di oscillazioni. Quindi adesso noi andremo a fare i buchi alle tavolette e ci prenderemo la parte, poi questa parte qui che noi l'andremo ad incollare ed a avvitare logicamente con le viti, ok? Quindi le viti cercheremo di farle andare più sotto possibile in modo che poi il sottopiede non ha problemi. Che questi sottopiedi che ho sono dei piedi fortissimi, io potevo mettere anche questi, però purtroppo è una misura standard, cioè cambiano solo a livello di dimensioni, ma a livello d'altezza rimangono sempre uguali, e quindi devo fare obbligatoriamente qualcosa del genere. Quindi andiamo adesso a prendere la misura con il sottopiede e creiamo i quattro piedi che poi andremo a mettere agli angoli. Buono, allora ragazzi, questo rappresenterebbe il sottopiede che scivola, guardate come scivola bene, senza graffiare i mobili, una colla molto forte, quindi andrà qui, quindi andiamo a forare, la parte interna ce la prendiamo e quindi poi abitiamo questa parte qui a legno e questa qua la attacchiamo sotto. Voilà, come vedete, diventa alto. Allora, adesso ne facciamo 4, dando il buco centrale già lo fa lui di per sé, quindi ne facciamo 4 e continuiamo. Voilà, allora ragazzi, vedete, con i 4 buchi abbiamo già il nostro buco quindi predisposto, però il problema sta nel fatto, adesso vi faccio vedere questo pezzo, quando voi dovete creare dei piedi, il problema è quando voi andate a mettere la vite, vedete che la testa della vite va sì al legno, però rimane sempre fuori. Allora esistono diversi modi, esistono proprio degli strumenti particolari che servono per fare delle incavature, però se voi non le avesse queste micce particolari che servono per fare l'incavatura, per far entrare la vite per bene, quindi pari pari, come in questo caso, guardate come ho fatto con il Dremel. In questo caso ho preso una di queste punte qui, vedete, e quindi basta fare un po' tono tono e misurare se veramente entra bene, fino a quando entra bene la vite dentro, in modo che la vite è pari al piede, ok? A più tardi. Voilà, allora ragazzi, come vedete tutte le viti adesso entrano in modo perfetto e quindi automaticamente poi dopo sopra, quando avremo avvitato ed incollato i nostri piedi, praticamente poi possiamo mettere senza nessun tipo di problema il nostro sottopiede. Quindi poi lateralmente andremo poi a mettere anche lo stucco, quindi verrà bello solido. Allora, a più tardi, adesso andiamo a mettere i nostri piedi. Voilà, accendiamo un po' di luce, fa un freddo boia, il tempo come al solito di merda, domani sarà ancora peggio qui a Parigi. Allora, abbiamo messo e con un mattello praticamente abbiamo creato il buco dove deve andare. Allora, adesso metteremo prima un po' di colla sotto, mi raccomando di guardare il lato dove avete fatto, dove avete allargato per fare il buco, per far entrare la vite. Quindi un po' di colla, queste qua extra forte per il legno, quindi la parte con il buco più largo è quella che deve andare sopra. Noi utilizzeremo praticamente
Un avvitatore, perché l'avvitatore rispetto al trapano è molto meglio, perché il trapano, non avendo la possibilità di fermarsi, continua sempre, quindi vi sbana le viti. Adesso mettiamo i piedi. Voilà, allora ragazzi, abbiamo creato quindi i piedi. Adesso dobbiamo mettere praticamente sotto piedi, però quelli là li mettiamo alla fine totalmente nel lavoro quando devo girare tutto il pezzo. Quello che noi dovremmo fare adesso è passare della resina attorno qui, attorno al piede, voilà, e quindi aspettare che si secca bene tutto. A più tardi. Voilà, ragazzi, come vedete abbiamo messo anche sotto piedi. Adesso impastiamo la resina e passiamo quindi tutto attorno. Attenzione a quando mettete sotto piedi, la colla che loro hanno a disposizione è molto forte. Quindi in automatico, una volta che l'avete attaccato, non si stacca più, eh? Si stacca il piede tutto, ma non si stacca il pezzo. Quindi fate attenzione quando mettete questi piedi, dovete essere al massimo precisi e avete una sola possibilità. Dopo vi fotte praticamente, che la colla che hanno è veramente molto 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 potente, ok? Che questi servono proprio per queste cose qui. Perché il massimo che sopportano questi quattro piedi sono 600 kg, quindi 600 kg sono una cifra, e automaticamente la colla che ha è veramente qualcosa di indescrivibile. Una volta attaccato, non lo staccate più. A più tardi, adesso impastiamo bene la resina, la passiamo tutta attorno ai piedi qua, sia per incollare il piede, ma anche per togliere la parte del legno.